15 punti, 7 falli subiti, 5 rimbalzi per il mago Bargnani, protagonista della vittoria della Benetton in gara 5. Già gli abbracci in panchina fra Blet e i suoi assistenti. Polleri non ha più voglia nemmeno di andare avanti, si saluta con Marco Mordente, i giocatori lasciano da parte ogni animosità. È finita la partita, è la Benetton ad andare in semifinale, vince gara 5 81 a 66, e sfiderà con il vantaggio del fattore campo la Lottomatica. Vittoria che vale anche per la Lottomatica, che da questo momento è sicura di giocare la prossima Eurolega. Adesso Roma? Sì, in 4 giorni Roma, Bodiroga, molto difficile perché molto esperienza a Roma, anche con Ilievski e tutti questi giocatori, così è molto difficile. E finisce qui, la Fortitudo vince gara 1, 78 a 67, si porta 1-0 nella serie e mantiene il fattore campo. Come ho detto tutti, non sono solo io il leader, ma possono esserli tutti, quindi se c'è bisogno di esserli, io lo sono senza problemi, e quindi niente, ora pensiamo alla gara 2. Finisce gara 2, vince l'Angelico che batte la Clima Mio Bologna per 85 a 76, si va sull'uno pari. Meglio di come mi aspettassi, sinceramente abbiamo giocato una gara pazzesca, cosa devo dire?
ancora 55. Diawara vuole l'ultimo urlo della folla. 105-55, una mattanza, una goleada per la Fortitudo. Per l'Angelico questa sera un orgoglio ferito da almeno 50 rimediato in gara 3. Ancora lui da tre, questa volta il ferro gli rifiuta il tiro e la partita finisce. La Climamio è in semifinale, la Climamio per la dodicesima volta di fila, dodicesima stagione di fila, è in semifinale. Siamo venuti qui preparati per giocare 40 minuti duri, perché sapevamo che dietro di questa squadra c'è un pubblico fantastico, quindi è molto difficile giocare partite qui in questo palazzo. Adesso ci dobbiamo riposare un giorno, poi subito preparare la testa per Napoli che gioca veramente un bel pallacanestro, oltre bello anche molto efficace visto che sono semifinalisti. E non so cosa dire, sicuramente sarà un grande spettacolo. Vedere cosa succede nei playoff. Meno di 6 minuti di primo quarto, 10 punti di Roma, 10 punti di Echezze. Abbiamo
dobbiamo abituarci più delle rotazioni, abbiamo permesso troppi tiri facili e credo che comunque bisogna continuare a difendere così e magari migliorare i tiri, le scelte dei tiri in attacco. Parte di Boisha, Arisis con l'arresto, passaggio in salto, trova Kaukenas, è un po'